Thank you. Mrs. Bizzotto. Grazie, onorevole Bizzotto. Oggi discutiamo di come garantire ai lavoratori stagionali extracomunitari gli stessi diritti dei cittadini europei. Ok, ma in questi giorni la multinazionale svedese Electrolux sta calpestando i diritti dei lavoratori veneti, friulani, emiliani e lombardi e li sta ricattando. L'Electrolux, per restare in Italia e non andare in Polonia, chiede agli operai di dimezzarsi lo stipendio e lavorare di più. L'Electrolux vuole operai italiani con stipendio polacco. Ma i nostri lavoratori si confrontano ogni giorno col costo della vita italiano e pagano le tasse sempre più alte in Italia. Più di 2.000 persone rischiano di perdere il posto di lavoro. Di questo, delle tante Electrolux che ci sono in Italia, del fatto che un operaio in Italia costa all'azienda almeno 2.500 euro, in realtà sono 1.000 euro netti, mentre un operaio in Polonia costa all'azienda 400 euro. Ma non solo dei diritti degli extracomunitari, ma dei diritti degli operai europei, che non sono garantiti in questa Europa. Di questo dobbiamo parlare, dei nostri concittadini schiacciati dalla crisi, di regole chiare e uguali che devono valere per tutte le aziende in tutta Europa. Di questo dobbiamo parlare, cari colleghi. Di questo doveva parlare ieri Giorgio Napolitano, dei problemi veri della nostra gente e non di aria fritta. Anche per questo Napolitano non è il mio presidente. No. Thank you. To our guests in the gallery, you're not supposed to applaud. Per i nostri ospiti in galleria, in realtà non è previsto l'applauso del pubblico per i nostri oratori. Il prossimo oratore. Forse.